Amici di Wild Hunters, salute a voi, ben ritrovati a questo nuovo tutorial dedicato ad una delle novità Benelli 2019-2020. Si tratta della nuova carabina semiautomatica Endurance Best, una carabina che si propone al pubblico come evoluzione del largo, una carabina che ha avuto un largo successo, soprattutto nel nostro paese. Diciamo che subito che dal largo riprende l'estetica e alcune caratteristiche fondamentali che costituiscono la base sicura e certa di questa nuova Endurance Best, e vedremo tra poco quali sono. Le grandi novità riguardano soprattutto il lavoro che Benelli ha fatto per garantire una funzionalità e una durata nel tempo di tutti i componenti fondamentali della carabina. Quindi Benelli ha voluto costruire la carabina più evoluta in questo momento al mondo, carabina semiautomatica, proprio per dare all'utente il massimo grado di affidabilità e di durevolezza dei propri componenti essenziali, che sono appunto la canna, la carcassa, il fodero, l'otturatore, lo scatto. Infatti, che cosa vuol dire innanzitutto best? Best vuol dire Benelli Surface Treatment, cioè trattamento superficiale proprietario Benelli. Si tratta di un trattamento superficiale che è stato studiato dai tecnici Benelli ed è coperto da brevetto internazionale e quindi da segreto industriale. Quindi io vi potrò parlare, perlomeno in questo tutorial, poi entrerò più nei dettagli quando farò il videotest a caccia di questa carabina che è previsto per la caccia in battuta al cinghiale e anche per la selezione. Entrerò nei particolari, ma vi posso dire subito questo, che si tratta di un trattamento superficiale mai visto, che diciamo ha un perfetto connubio fra il trattamento superficiale stesso e i materiali di costruzione dei vari componenti a cui è stato applicato, perché la parte più difficile perché un trattamento superficiale possa essere il migliore in assoluto è che abbia un ottimo connubio prestazionale con il materiale al quale viene applicato. E qui è stato applicato al materiale della canna, del fodero, dell'otturatore, e quindi ovviamente si trattava di trovare un tipo di materiale, di chimico, un trattamento chimico perfetto per poter essere legato a vari tipi di acciaio. Quindi è stato un lavoro immenso, ma che ha portato un risultato mai visto. Perché si parla di resistenza per 1200 ore su nebbia salina, quindi il massimo dell'aggressione che un materiale può mai subire nel corso della sua vita storica, quindi della vita possibile di un componente, ad esempio di un'arma, come in questo caso un'arma semiautomatica. Si tratta di un trattamento, come vi ho detto, che è stato applicato alla canna, che è una canna già ad alta tecnologia perché è criogenica, quindi una canna che permette una prestazione a livello di precisione superiore e soprattutto di durata della rigatura della canna. Quindi già una canna criogenica che è stata trattata con questo trattamento Best. Poi il trattamento Best è stato anche previsto da Benelli per il fodero, per l'otturatore. Perché? Perché in questo caso si diminuisce, oltre a proteggere al 100% con il massimo possibile della tecnologia attuale questi due fondamentali componenti meccanici, è chiaro che c'è una diminuzione degli attriti e quindi un'affidabilità meccanica estremamente superiore, d'accordo? Poi Benelli ha fatto un grande lavoro anche sullo scatto, perché lo scatto è un comparto tecnico molto critico nella caccia al cinghiale, perché si caccia sempre in ambienti dove lo sporco, la nebbia, l'acqua, la pioggia, la neve
la fanno da padroni. Quindi lo scatto è, avendo dei componenti che hanno delle tolleranze minime, è uno dei componenti più a rischio per i malfunzionamenti. In questo caso è stato trattato con alluminio aeronautico con tolleranze particolari e quindi in modo tale da garantire la massima affidabilità non solo meccanica ma anche nel tempo, d'accordo? Quindi si tratta di una carabina che ha delle componenti estremamente tecnologiche, ma c'è anche da dire una cosa, last but not least, questo trattamento è stato applicato alla parte, quello che io chiamo il cuore di una carabina semiautomatica, allo stelo presa gas. E questa è la vera innovazione di questa carabina, perché applicare un trattamento del genere a un componente fondamentale come questo è forse, secondo me, la cosa che caratterizzerà veramente il successo di questa carabina, perché è lo stelo presa gas, la parte più critica della carabina, quella che lavora, che fa lavorare tutto, quindi che si prende le responsabilità del corretto funzionamento della carabina semiautomatica, quindi del riarmo, di tutta la gestione dei gas incombusti, del naturale funzionamento regolare dello spillo del gas, e quindi aver applicato da parte di Benelli ad un componente così importante una tecnologia così avanzata sicuramente avrà degli effetti altamente positivi per gli utenti che decideranno di acquistarla perché avranno un qualcosa che nessuno possiede e che probabilmente nessuno possiederà per lungo tempo. E naturalmente il fatto di proteggere questa parte fondamentale, quella che diciamo si prende il calore e quindi tutta quella parte meccanica che muove il cuore della carabina, darà anche all'utente una durabilità nel tempo, un'affidabilità nel tempo notevole. Quindi anche questo fatto rende anche la pulizia diciamo ordinaria più lunga e un'affidabilità estremamente allungata, e quindi anche i cacciatori di caccia cinghiale che sono notoriamente avulsi un po' da pulire le armi sono un pochino più protetti rispetto a quelli che utilizzeranno altre armi, questo va detto. Ma in ogni caso, ripeto, questa è una carabina che rispetto al modello precedente ha anche un costo di poco superiore, si parla poco meno di 100 euro. Quindi Benelli ha fatto veramente un passo in avanti in questo senso perché quando un'innovazione tecnologica viene messa a disposizione di tutti, allora veramente si può parlare di innovazione tecnologica. Perché tutto questo che è stato fatto, tutto questo grande passo in avanti che è stato fatto da Benelli, se avesse avuto un costo ingestibile solo da poche persone, non sarebbe stato una vera innovazione. Però averlo reso possibile a tutti è un grande passo in avanti. Inoltre ha sempre la stessa ergonomia rispetto al largo, però ha la calciatura Comfortech. Ha l'Easy Aim, un sistema di bindella con i due puntini verdi in fibra ottica, il mirino in fibra ottica rosso, con una facilità di entrare in mira incredibile. Questo ho veramente visto con questo Aim, con questo sistema nuovo di Benelli. Veramente rapido, veramente rapido. Quindi una grande evoluzione rispetto a quello che avevo visto prima. La calciatura ha sempre gli aircell, cioè il sistema di queste palline che fanno passare l'aria sulle parti, diciamo, della pistola e della stina, in modo che il grip, anche con mani guantate, anche con pioggia, sia sempre al 100%. Questa è una cosa estremamente positiva. E quindi diciamo che è una carabina che si presta
a qualsiasi tipo di ambiente, a qualsiasi tipo di impiego. La vedrete presto in azione, in battuta al cinghiale e a caccia di selezione. Adesso, insieme ad Alberto Cecchi, qui all'Armeria Innocenti, andiamo giù al tunnel a 50 metri, faremo due rosate, siccome questa è in calibro 308, che sarà il calibro che io testerò ovviamente a caccia, faremo due rosate con due cartucce differenti. Una che è quella di elezione, 150 grani. L'altra è la 180 grani per vedere le prestazioni al limite massimo e al limite minimo del calibro di questa fantastica carabina. Ci vediamo al tunnel. Eccoci qua al tunnel dell'armeria. Ora abbiamo messo due bersaglini neri che serviranno di riferimento e spareremo a quello di sinistra con la 150 grani e a quello di destra con la 180. Naturalmente l'arma non è stata azzerata, quindi c'è da valutare non la centralità della rosata, quanto l'entità, cioè come è fatta la rosata, perché è questo che conta, perché poi questa è una carabina che sarà azzerata poi dal futuro proprietario. Infatti io vado a ritirare la carabina in Benelli alla fine della settimana prossima proprio per poi affrontare il test vero e proprio a caccia. Bene, signori, vediamo le rosate. Allora Alberto, io ho notato che le prestazioni più o meno sono uguali, che c'è uno dei tiri, probabilmente il terzo di tutti, che l'ho messo un pochino fuori. Però vedi, ci sono due, i primi due praticamente sono attaccati in tutti e due i casi, sia la 150 che la 180. Naturalmente si vede che il 308 o la 150 grani è più a suo, leggermente più a suo agio, però queste sono sfumature. Naturalmente abbiamo tirato cartucce normali, quelle che avevamo noi. Poi, naturalmente, per il test a caccia utilizzerò una 100, sì, una 150 grani per la caccia in battuta e una 150 grani per la caccia di selezione. Naturalmente saranno due proiettili diversi come struttura, perché per la battuta è un conto, per la selezione naturalmente anche, perché c'è da considerare che la canna è una 51 centimetri, quindi non posso utilizzare polveri troppo progressive, perché va bene che il 308 anche con una canna da 51 rende benissimo, però un minimo d'attenzione va fatta e vorrei appunto utilizzare 250 grani completamente diverse.
Però le prestazioni mi sembrano ottime, ottime, sicuramente in linea con quello che già avevo visto in un primo test, e quindi insomma a 50 metri mi sembra. Considerando che non è stata né azzerata e considerando che Certo, sono cartucce di fascia media, certo. insomma, va Sì, abbastanza bene per boh, essere 50 metri, ecco. anzi, Anzi, direi che. anche troppo. No, Quindi. poi io considero che lo scatto non l'ho nemmeno provato, cioè sono venuto qui, ho tirato questi 6 colpi senza aver mai provato. Perché io di solito, quando mi arriva un'arma nuova per fare il test, cosa faccio? Acquisto un salvapercussore. E faccio molto allenamento su quello scatto. Perché? Perché siccome l'arma poi la devo restituire all'azienda, non posso mettere le mani sullo scatto o su qualsiasi altra cosa, che già non si potrebbe. Certo, se fosse mia, è ovvio, Appunto. io me ne assumo io le responsabilità, ma siccome devo testare un'arma stock, cioè come esce dalla fabbrica, quindi sono io come giornalista e come tester che mi devo adattare. E quindi ho questo, e mi alleno, mi alleno. Io qui non ho avuto il tempo nemmeno di vederla, sta carabina. L'ho vista stamattina, me l'hai data tu, grazie a Dio. E quindi, perché sono sicuro che allenandomi avrei fatto No, molto perché è una meglio. cosa molto importante questa, perché levato gente come te che comunque Spara tanto, spara chiaro, si tanto, anche allena, certo. persone normali che magari sparano 3 colpi l'anno, perché la media non è magari 3 colpi, ma molte persone non Certo. finiscano una scatola da 20 pallottole, vuol dire tanto avere un'arma che abbia uno scatto abbastanza alleggerito, cioè non alleggerito, Certo, nelle norme, nelle sì. Infatti regole comunque abbastanza sensibile da questo è uso. uno scatto che, pur essendo molto sicuro, è molto fruibile, cioè è uno scatto che già ci prendi la mano facilmente. Non Sì. sono quegli scatti duri di una volta che erano 1,8 kg, 2,2 kg. Che francamente non ce la facevi a fare rosate del genere, perché voi capite, insomma, sono più nella sicurezza, ma nella sicurezza si può stare anche a 1,2 kg, Anche 1,4 kg, perché insomma. mettere le mani sugli scatti è una Lo cosa so, molto pericolosa. certo, ed è assolutamente sconsigliabile, anche perché è un'arma da battuta, E fondamentalmente. addirittura la ditta Benelli, se viene mandato delle armi in riparazione su per magari anche problemi che sono inerenti alla garanzia o anche per un calcio Certo, e trovano lo lo scatto. scatto modificato, loro cambiano automaticamente lo scatto. Quindi non lo rimettono originale. No, ma quello è Lo chiaro rimettono perché sono originale. leggi internazionali sulla Perché sicurezza, è c'è chiaro. tutto ciò che. Però quello che ho notato è che, siccome dovrò fare la caccia di selezione e comunque qualche tiro lungo lo dovrò fare, con questo scatto sono in grado di farlo senza problemi. Questo mi conforta, ve lo dico sinceramente, perché il mio più grosso problema è che quando porto carabine semiautomatiche da cinghiale in caccia di selezione, oltre naturalmente a dover avere un serbatoio da 2 colpi limitato, perché ricordatevi la legge, qui in Toscana potete fare la caccia di selezione, ma dovete avere il serbatoio da 2 colpi. Naturalmente c'è il problema dello scatto, e uno scatto del genere va più che bene, quindi sono tranquillo, caro Alberto, perché la Speriamo. tranquillità di Sì, uno che sì, deve fare dei test è sì, fondamentale, sì. perché. Poi avendo tante armi, il problema è Lo sempre il so, solito. lo so. Bene, signori, a questo punto vi rimando al videotest sul campo, che sarà lungo perché battuta e selezione sarà lunghetto, però sarà anche un test che vi piacerà moltissimo. Ci rivediamo presto con l'amico Alberto qui all'Armeria Innocenti. A presto.